cosa vogliamo dire? Non lo so, forse niente, forse tutto. Di certo non chi dice il Signore, il Signore entrerà nel regno dei cieli. Mi permetto di aggiungere, neppure chi dice, chi urla in questi giorni, viva Maria e San Benedetto, perché si parla di pace, ma nel cuore si coltiva, si pensa, si ragiona la guerra, in qualunque forma, da quella che ferisce le nostre famiglie a quelle che feriscono l'intera umanità. Impariamo che il nome dell'altro è sempre una parola plurale, sinfonica. Per riconoscere una persona dobbiamo allora vedere e accogliere tutta la sua ricca molteplicità. La prima ferita inferta alla vittima è la negazione di almeno un volto della sua personalità. Vediamo arrivare dal mare Miriam, una donna, con il velo sul capo, la etichettiamo subito, la chiamiamo musulmana. Non vediamo che ha un fidanzato, che è infermiera, che è vegetariana, pacifista, che ha una sua storia, una sua identità. E così iniziamo a profanare la sua dignità. Non la conosciamo, perché non la riconosciamo. Vediamo poi un'altra donna, che porta un altro velo, chiamiamola Giovanna, un velo diverso, la chiamiamo suora, non ci interessa che è una biblista, che prima di mettere il velo era una docente di storia, che ama la musica, che suona il pianoforte, anche lei un'etichetta per quello che vediamo, non la riconosciamo per quello che è una donna. Tutte le volte che una persona viene ridotta a una sola dimensione, siamo dentro l'inizio di una storia di violenza. Privare del nome, indicare in modo generico, numeri, i carnefici non chiamano mai le vittime per nome. Pronunciarlo potrebbe creare una ferita dell'anima, dove potrebbe insinuarsi un soffio di umanità. E allora diamo le etichette, quelle dialettali, chi su, chi già, chi giù, ma non il nome, perché il nome impone la relazione di cui abbiamo paura. Li chiamiamo migranti economici, non gli diamo il nome. Magari forse poi vorremmo salvarli. Poi al discepolo disse: donna, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dire viva Maria significa accogliere Maria. E in Maria, la madre del Signore, accogliere tutte le donne, accogliere l'intera umanità. Aprire il nostro cuore a una conversione reale, superando ogni pensiero egoistico, aprendoci al riconoscimento di noi stessi e di noi stessi di fronte agli altri. Sia lodato Gesù Cristo.